Dammelo qua, che lì, da lì non si vede niente. Sì. Allora, aspetta un attimo che... Sì, là sì. Vicino. Sì. Ok. Vai, tocca a te. Non ci arriviamo. No, facciamo così. Allora, io mi metto qua, tu ti... Aspetta, Mettiti un po' centrale. Ecco. Ci sto? Sì, adesso ci sei. Vai. Questo... You talk too much. You talk too much. Keep silent. You talk too much. Il cardinale Federico Borromeo, 1564-1631. Oh, bisogna ricordare chi erano i Borromeo, non è che uno diventa Federico Borromeo così, Appunto. Arcivescovo di Milano, intellettuale, teologo ed esorcista. Nell'altra pagina, alchimista. Nell'altra pagina, San Pietro Martine, martire, esorcizza una donna posseduta dal diavolo. Eccolo qui, esorcizione della donna posseduta dal diavolo. Cari amici, voi direte che cosa c'entra questo? Noi diciamo che questo c'entra alla grande, perché noi non a caso nei nostri video abbiamo citato i promessi sposi. I promessi sposi, in una ottica più profonda di quella banalissima dell'insegnamento linguistico delle scuole italiane, contengono dei documenti eccezionali che solo un genio come Manzoni può aver completamente messo assieme. Non è un caso che l'esorcista sia stato uno degli artefici della famosa peste di Milano. Voi direte, un artefice in che senso? Nel senso che politicamente era presente. Politicamente gestiva una situazione di questo genere, cosa che è stata colta da un grande scrittore cattolico che era Ettore Gotti Tedeschi, già amministratore e responsabile delle finanze del Vaticano e cacciato dal Papa perché era troppo onesto. Gotti Tedeschi scrive... Vai. Scrive delle cose molto importanti, il titolo è questo. In nome del vaccino, il capitalismo cerca la nuova alleanza con la Chiesa. Oh, signori, qui il titolo è molto chiaro. Dalla pandemia sembra uscirà un mondo ispirato a un diverso compromesso storico. Sì, siamo perfettamente d'accordo. Scrive Gotti Tedeschi. Il clima di paura, unito alla percezione che non ci stiano facendo capire ciò che sta succedendo, perfetto, ricorda il clima di paura e segretezza della minaccia atomica degli anni 50, quando si comprese con preoccupazione che le segrete forze della natura, il nucleare, erano nelle mani di pochi eletti, mentre il resto dell'umanità viveva nella paura di una guerra atomica. Cosa significa questo richiamo? Significa che la gestione dei popoli avviene attraverso la paura. Bisogna dire però, diciamo per conferma delle capacità italiane, degli scienziati italiani, che noi nel giro di poco tempo, attorno agli anni 60, siamo diventati la terza nazione per, diciamo, balistica, per lanciare satelliti che giravano attorno alla Terra e contemporaneamente la terza nazione al mondo come detentrice delle conoscenze delle armi atomiche. Esattamente.
Oggi, perché, oggi siamo al 180esimo posto. Ma anche perché la mente dell'atomo è italiana e non poteva che essere italiana, perché italiano è stato Giordano Bruno, e ricordiamocelo bene, la mente aperta è quello che dà fastidio, la mente aperta dei pochi italiani rimasti è quello che dà maggiormente fastidio a lor signori. E non a caso qui abbiamo il personaggio Greta, vedi, citato, la gretina, anche qua, di cui non si parla più. Perché non si parla più? Perché non serve più. Serviva per spaventare la gente relativamente al riscaldamento, ma adesso col rischio del contagio, col rischio atomico collegato con le imprese di Putin, è chiaro che Greta non serve più. E io vorrei che qualcuno riuscisse a capire quali sono i meccanismi. In un mondo mediatico dove la capacità di lettura e di approfondimento e di conoscenza del cittadino medio è limitata nel tempo, appunto, le acquisizioni di informazione hanno una capacità limitata e quindi impossibile da considerare tante infinite informazioni, per cui l'informazione mediatica, attraverso il filtro mediatico, viene filtrata e selezionata, per cui viene volta per volta lanciato il dardo dell'informazione più pertinente, più aggiornata, a danno a critica e a obsolescenza dell'informazione più antica, più antiquata. Vedete un po' cosa c'è scritto qui, sempre relativamente a questa situazione particolare. Nel 1616 il cardinale Federico Borromeo scrive un testo innovativo per l'epoca, anticipando alcune tesi della moderna psichiatria. Gli stati di estasi erano una forma di possessione diabolica? Il demonio era sempre dietro certe forme di malinconia che potevano invece avere anche altre cause meno inquietanti? Tra esperienze personali e osservazioni mediche, il grande arcivescovo di Milano mette in guardia dalle facili suggestioni di fronte a fenomeni inspiegabili, perché le visioni autentiche sono rare, come diceva il grande cardinale. Non a caso, preso a modello da quel grande pensatore che hanno sempre ristretto nell'ambito esclusivamente della letteratura, certo, che è stato il Manzoni. Certo. Se mi dai un momento questo, c'è alcune cose da leggere ulteriormente, molto importanti. Allora, ecco qua. Siamo sempre nell'ambito di un discorso che noi dobbiamo fare. Noi. Mi piace il titolo, il pensiero laterale, non sì. Letterario. Sì, e beh, dire del grande Edward de Bono. Edward de Bono. Attenzione a quello che stiamo per dire, perché a noi ci interessa dire queste cose. Questo è il libro di Alain de Benoist, Il nemico principale. Che noi abbiamo avuto il piacere di sentire di persona. Esattamente, quando venne alla facoltà di... Anche al Senato, mi pare. No, alla facoltà di psicologia via Salaria. Vabbè, non mi ricordo. Sì. Attenzione, alcune considerazioni molto importanti. Il libro è di Alain de Benoist. I fatti a questo riguardo confermano con assoluta esattezza la diagnosi condotta da diverso tempo a questa parte dalla nostra scuola di pensiero. Citando Gramsci, non ci siamo stancati di dire che nelle società sviluppate la conquista del potere politico passa attraverso quella del potere culturale. Mi sembra giusto, mi sembra inoppugnabile. Prima non c'è un cambiamento di pensiero, non ci può essere azione di diversificazione. Esatto, attenzione, qual è la delusione nostra? Che nessun potere può durare, neppure se è repressivo,
ed a maggior ragione quando è liberale, se non beneficia del consenso implicito che soltanto un accordo profondo tra i valori da esso incarnati e quelli ai quali aderisce la maggioranza dei componenti della società gli può conferire. Basta vedere la caduta del muro di Berlino e il dissolvimento della Unione Sovietica. Esattamente. È chiaro che l'insostenibilità economica del problema ha creato poi l'insostenibilità sociale, filosofica e poi anche attuataria. Allora, ecco. Visto che qui in questa Italia, questa è la mia deduzione, è che in questa Italia non esiste una priorità culturale, perché non esiste una classe intellettuale, quelle che avevano cercato di suscitare i vari santoni. I santoni della sinistra, a cominciare da Pierpaolo Pasolini, primo nome che mi viene in mente. Certo. Talmente comunista che il comunismo, che stava metamorfizzandosi sì. All'epoca non ha trovato di meglio che espellerlo, certo. Perché era troppo organico, troppo integralista. E questa è la cosa molto importante, il fallimento, io ricordo perfettamente, il fallimento del tentativo egemonico di egemonia culturale, inizialmente teorizzato da Togliatti, che però era all'altezza della situazione, però trova subito la possibilità di arrivare a dei compromessi. Il migliore era davvero il migliore, fra indubbiamente, altrimenti cercarono di ammazzarlo, certo. E questa è la ragione. Certo. Ma questo tentativo è andato a vuoto, perché? Perché dietro c'era l'anima della Chiesa, ovvero di quale Chiesa? Non della Chiesa cattolica come ideologia del cattolicesimo, ma del sistema temporalistico. Attualmente quello che comanda oggi è appunto l'assenza di una ideologia di base, ci dimostra che chi comanda è il temporalismo della Chiesa. Qui in Italia noi viviamo in un clima chiaramente temporalista, dove quello che conta sono le decisioni. Bisogna ricordare che la Chiesa è sempre stata molto temporale, sempre sempre allineata al tempo, al momento, all'opportunità del momento. Ma quando c'era un'ideologia contrastante doveva combattere, come quando ci fu il periodo di quasi 200 anni della lotta per le indulgenze o la lotta per le investiture, eccetera eccetera. Oggi invece siamo completamente in mano a quella forma ibrida di potere che si chiama PD. Il PD rappresenta il potere temporale della Chiesa nella sua pienezza. Pederasti, il PD, pederasti. Hai capito? Il potere temporale della Chiesa nella sua pienezza. Qui c'è un libro che voglio far vedere di Lucio Caracciolo, esperto di geopolitica, intitolato non a caso Terra incognita, dove c'è una frase che io vi voglio leggere. Attenzione, è molto importante, perché l'azione di Putin oggi sta facendo venire in luce tutti questi compromessi. Ricordiamoci, l'Italia sembra stabile sotto il ferreo governo di un banchiere sostenuto dai gesuiti. Però anche in Italia, se arriva il re de rationem, crolla tutto, ricordatevelo. Ma scrive Lucio Caracciolo, la consociazione, molti partiti in poco Stato. Bella. Al meticciato geopolitico prodotto dalla somma algebrica delle influenze esterne, corrispondono nella Costituzione materiale della Prima Repubblica fondamentali caratteri interni spesso intesi come negativi o ritardanti. Essi sono talmente marcati e così profondamente radicati nella storia del Paese, se non nel carattere nazionale, dalla presenza costante del temporalismo della Chiesa, da rischiare di inclinarci verso una percezione deterministica della nostra parabola storica.
il determinismo e la percezione deterministica fanno parte del potere temporale della Chiesa, è chiaro? Quindi tutti i movimenti spiritualisti e contrari al determinismo saranno sempre condannati dalla Chiesa. Sempre secondari rispetto alla, all'opinione, ricordiamocelo bene, alla cultura dominante, che è quella della Chiesa. E qui c'è un'altra frase che pigliamo da, dal pensiero laterale di Edward De Bono, eccolo qui, che ci illustra una ottimistica potenzialità, che è questa. Dice De Bono: lo schema d'azione del pensiero laterale può essere articolato su quattro principi operativi di contenuto estremamente vasto e che non esauriscono certo le possibilità di intervento del pensiero laterale. Tra questi principi esiste uno stato di fluidità. Possono avere più di un elemento in comune e alcuni di questi elementi potrebbero anche diventare loro stessi dei principi autonomi. I quattro principi operativi sono: l'identificazione delle idee dominanti o polarizzanti, la ricerca di nuovi metodi di indagine della realtà, l'evasione dal rigido controllo esercitato dal pensiero verticale, l'utilizzazione dei dati e delle circostanze fortuite. È lì che noi dobbiamo andare a sbattere. Geniale. È lì che... Ma questo è uno dei più grandi pensatori. Maltese. È lì che dobbiamo andare. E con questo concludiamo, perché qui c'è un'altra considerazione. Un'altra considerazione tratta da questo libro. 2030. 2030, la tempesta perfetta. Questa è stata prevista per il 2030. È venuta l'informazione che era pubblicato questo libro qualche nel 2012 là. È stato stampato. Sì, me lo ricordo. La tempesta perfetta è arrivata in anticipo, perché era prevista per il 2030. Ma noi viviamo oggi nella tempesta perfetta. No, ma soprattutto della perfetta tempesta non programmata, non programmata secondo i voleri dell'organizzatore. Esatto. È sfuggita di mano, come sempre. Esatto, perché è stata anticipata. Lo stesso aggressione russa nei confronti di, certo, quell'organizzazione delinquenziale costituita, certo, da questi personaggi che gestiscono quel povero popolo che veramente meriterebbe di più. Veramente. Sì. Anche questo è stato un grande anticipato. Popolo l'Ucraina. Vabbè. Nel Medioevo ci ha salvato dai mongoli. Mi dici niente. È stato Wikileaks poi ad attivare un processo di delegittimazione delle istituzioni diplomatiche. Attenzione, non a caso Wikileaks l'hanno schiaffato in galera, ma non a caso l'Inghilterra non ha rischiato di consegnarla agli Stati Uniti, certo, perché si giocava completamente tutta la sua reputazione. Esatto. Che avevano presidiato da almeno due secoli la gestione delle informazioni ufficiali e no, minando per sempre la credibilità dei migliori sistemi di sicurezza al mondo. Quindi, questo è il ruolo rivoluzionario e inatteso di Wikileaks. Capito? Avviato nel 2007, questo sito è divenuto... No, ricordiamoci che il fondatore di Wikileaks, Assange, è dal 2011 che è in carcere più o meno... Chiamiamolo ospite. A domicilio coatto, diciamo così. Esatto. Perché se mette piedi di fuori, e pare che adesso con la sentenza che c'è stata qualche settimana fa, saranno cassi per lui. Infatti gli hanno dato la possibilità di sposarsi, certo, cioè, tutte le varie storie che sappiamo. Però ecco, questo per dire che è uno che in quello che fa e che ha fatto ci ha creduto profondamente. Certo. Quindi non è una... opportunista come tanti che si sono appropriati della non sua a caso la ricerca. Sua azione di rottura c'è stata. Certo. Avviato nel 2007, questo sito è divenuto celebre soprattutto grazie al video Collateral Murder sull'uccisione di civili iracheni da parte di militari americani messi in rete nell'aprile 2010, mentre il 26 luglio 2010 Julian Assange ha reso pubblici più di 91.000 documenti del Pentagono.
Io vorrei farvi riflettere su questo. La rivoluzione è sempre incombente. Quando questi signori ci provano di tutto cercando di accusare le truppe russe di fare le stesse boccate dimostrate da WikiLeaks nei confronti degli americani, non ci sono riusciti, perché ovviamente chi gestisce, tra l'altro fanno vedere sempre Putin, no? Ieri hanno fatto vedere che Putin è malato. Ma cazzo, ma lì a capo di questo Stato ci sono migliaia di vertici, funzionari di vertici, diplomatici, certo. Buffoni. E allora... No, aspetta, siamo arrivati, ha toccato talmente tanto al fondo l'informazione generalista che l'altro ieri i giornalisti inviati dai vari giornali e telegiornali italiani inviati a Mosca. Hanno reclamato, hanno detto no, non è possibile continuare a fare questa distorsione della realtà non facendoci andare in onda i nostri servizi che vi mandiamo per fare un equilibrio fra una parte che e raccontano. Questo per dire che siamo arrivati talmente tanto fuori dalla tazza, dal vaso, che oramai reclamano quelli che fino a ieri erano stati succubi e concordi con la tua operazione mediatica di controllo dell'informazione. Esatto, siamo a questo punto, col dire e concludere che il vecchio detto che le bugie hanno le gambe corte, obiettivamente risulta essere l'autentica verità. Un assioma. Le bugie hanno le gambe corte. Prima o poi esce fuori tutto. Mi auguro per i nostri amici che capiscano un articolo. Un bellissimo assioma che mi pare era di Henry Ford, se mi ricordo bene, che diceva che si può ingannare per... Non era di Ford, ho capito quale. Molto dire. Tempo qualcuno... Sì. Si può ingannare per poco tempo tanti, ma comunque non si può ingannare per tanto tempo tutti. Esattamente. Adesso non mi ricordo pure se era Ford. Era comunque un personaggio del fine 800 inizio 900. Esattamente. Va bene, allora andiamo avanti. Con questo chiudiamo, direi. Sì, ok. Poi allora, dovevamo dire, l'abbiamo detto. So long! E ricordatevi sempre, che siamo partiti da qui, cioè bisogna la storia e la letteratura, bisogna saperla leggere. Siamo partiti da Federico Borromeo. No, bisogna ricordare agli amici che la storia non è la storia fatta di date. Anche le date hanno la loro importanza per vedere una sequenza logica nelle azioni e nel pensiero di chi si va a focalizzare per individuarle. Ma quello che è importante è il concetto che trasuda dall'evento storico o dalla sequenza degli eventi storici, perché è lì che bisogna operare, è lì che bisogna prendere coscienza, capire, percepire l'attimo fuggente e contemporaneamente cercare di essere parte di quell'attimo fuggente interagendo con la realtà. Solo così si può riuscire a sconfiggere il nemico temporale. Mondiale. Vabbè. Eterno. Ecco. Perché eccolo qui, vedete, anche qui, guardate. È sempre possibile esorcizzare e fare uscire dalla bocca o da altre parti il demonio, eccolo qui il demonio. Meandri, degli altri meandri. Come lo vogliamo chiamare? Vaccino? Come lo vogliamo chiamare? Contagio? Sempre di questa roba si tratta, di manipolazione. Di pura e semplice manipolazione. Allora, no, aspetta, ovviamente una cosa, tu hai parlato di contagio. Allora, la famosissima nota, arcinota, peste del 1948-49-50, in Europa è stata importata dal Medio Oriente e poi dall'Estremo Oriente, perché pare che addirittura anche quella lì veniva dalla Mongolia. Esattamente. Veniva dalla Mongolia attraverso la Cina, attraverso la Persia, attraverso l'India. E poi è arrivata al porto di Palermo, sbarcata attraverso dei marinai infettati. Da lì poi si è diffusa in tutta la penisola e poi in tutta Europa. Questo per dire che c'è sempre una derivazione storica a qualunque evento, uno, che c'è comunque una provenienza e che quindi c'è una nascita, un momento che scaturisce la scintilla della nascita, e quindi poi l'iperbole successiva
che con anche poi l'ACME e poi la decadenza di qualunque progetto, di qualunque idea, di qualunque tensione, di qualunque guerra, di qualunque operazione, perché prima o poi il tempo riduce, elimina, concentra, ridimensiona, oppure poi modifica in maniera sostanziale, per cui riparte sotto un'altra forma e sotto altri concetti. Comunque, quindi è tutto un continuum, quello che voglio dire io, è tutto un continuum nel mondo reale e nel mondo anche astratto. Quello che è importante è che questo continuum ci abbia una funzione sociale, perché è solo lì che si può trovare la soluzione a qualunque controversia, a qualunque operazione di sottrazione dei diritti, come abbiamo detto poco fa, eccetera, certo, eccetera. Quindi bisogna avere una visione non focalizzata su un topos, cioè su un'idea e basta, ma semplicemente avere un'idea che procede da un verso verso un altro, e il verso è importante. Indubbiamente, infatti è vettoriale. Sì. La verità è vettoriale, non sono io che la dice, certo. Ha cominciato a dirla Einstein. Certo. Comunque, eccoci qua, cari amici, e loro non vinceranno. Non praevalebunt. Buonanotte. Come si dice? Laudetur priebus.